Ciao a tutti, Dreamers, miei amatissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale. Benvenuti in un nuovissimo video di Adopt Me, ma in realtà un nuovissimo video dove parliamo di Roblox e miti e leggende che stanno girando intorno a questo gioco. Adesso si vocifera che il gioco diventerà a pagamento, ovvero Roblox non sarà più gratuito. Sarà vero? Vi spiegherò tutto nel corso di questo video. Oggi ci siamo connessi per l'820 giorno e siamo a ben 462 stelline, quindi ce ne mancano un bel po' per andare al razzo da corsa, ovvero la macchinina ciu ciu. Ok, poi in realtà appena mi sono connessa qui nel server è successa una cosa stranissima, ma ho fatto collezione un pet che non è già nel tuo journal, non so che cosa sia successo perché io non ho collezionato nessun pet che non era nel mio journal, cioè mi manca il golden ciao ciao e il neko. Ah no, il neko mi dice perché l'ho avuto Neon, infatti non ce l'ho il neko. E infatti, nel frattempo, anzi, già che ci siamo, andiamo al centro e prendiamoci questo bel neko. Vi ricordo ragazzi che domani andrà via l'aggiornamento di Natale. Domani sarà l'ultimo giorno in cui sarà possibile raccogliere gingerbreads e spenderli. E se mi vedete ancora questi gingerbreads perché sto registrando questo video prima di registrare il video che avete visto ieri. Questa settimana sto facendo dei viaggi temporali assurdi, quindi non ci fate caso, non ci fate troppo caso, ma sto facendo dei viaggi temporali incredibili perché state vedendo questo video di mercoledì, ma io lo sto registrando di lunedì e ho anche già registrato il video di sabato. Quindi è tipo una mezza incredibile caos, un mezzo incredibile caos. Comunque ragazzi, mentre io sono qui a raccogliere dei gingerbreads che mi avete visto spendere ieri, parliamo sì di questo. Anzi, no, non parliamo di niente ragazzi. Io scommetto che non riuscirete a mettere mi piace prima che io finisca questa tazza di tè. Dite che ci riuscite. Riuscirete a mettere mi piace prima che io finisca di bere la mia tazza di tè? 3, 2, 1. Chi è stato più veloce? Voi a mettere mi piace o io a finire la mia tazza di tè? Fatemelo sapere con un bel commentino qui sotto! Ok ragazzi, adesso mi sono praticamente sbrodolata con tutto il mio tè e il mio Javan Egg vuole andare a fare la ninna, ma a noi non interessa perché stiamo raccogliendo i gingerbreads e tra l'altro aspettiamo le nostre tre missioni. Qui ho missato un gingerbread e ragazzi, allora, praticamente in questo periodo c'è una mezza voce dove si vocifera che ci sono alcuni giocatori che hanno trovato, ad esempio, sul marketplace, sul negozio dell'Xbox Roblox a pagamento. Non so se lo sapete, ma tra Roblox e l'Xbox c'è la collaborazione Microsoft. Praticamente Roblox è fatto dalla Microsoft, se non sbaglio, e l'Xbox è Microsoft, quindi Roblox si trova su Xbox. Per esempio, su PlayStation non potete giocare a Roblox, ma da un Xbox sì. E ci sono persone che dicono che sul marketplace dell'Xbox c'è scritto che Roblox costa 60 dollari e quindi non sarà più gratis giocarci. Secondo voi, poi vi porto a vedere anche da dove è nato questo rumor, ma si è zittito all'improvviso tutto. Sto soffrendo di casa tua, quindi ti pago. Dormi, ok? Praticamente che bello comunque questo albero. Non abbiamo fatto più l'albero di Natale qui a casa, no, a casa nostra. Oh no, vabbè, allora mi sto distraendo troppo. Praticamente c'è un account Twitter che ha pubblicato questa immagine dicendo: news, Roblox sta per diventare a pagamento. Ma prima di farvi vedere tutto questo, secondo voi un gioco che è sempre stato gratuito dagli albori del tempo, cioè da quando è nato Roblox è stato gratuito,
può mai diventare a pagamento. Un gioco che è sempre, 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 sempre stato gratis. Aspettate, sto capendo dove voglio andare. Forse ci conviene andare in giocattoli, sì. Questa casa aveva una musica incredibile. Comunque, no, dobbiamo andare di qua perché ultima missioncina. Quindi dicevo, questo rumors. Wow, sono saltata tantissimo. Sono comparsi anche io i gingerbreads. Ma questo rumors dove si dice. Questo rumor dove si dice. Oh, Adopt Me diventerà a pagamento. Roblox diventerà a pagamento. Posso già dirvi che ragazzi dovete stare assolutamente, assolutamente tranquilli perché non è vero. Non è assolutamente vero. Roblox non diventerà a pagamento e tutti. Tutti, tutti possiamo continuare a giocarci tranquillamente e gratis. Nico, Nico, Nico. Momento di raccoglimento, però. Momento di silenzio. Perché, ragazzi, il nostro giovane sta per chiudersi. Quindi, momento di silenzio. Concentriamo tutte le nostre energie. Sei il primo uovo del 2023 che schiudo. Sei il primo uovo del 2023 che schiudo. No, forse sei il secondo uovo del 2023 che schiudo, ma sei un. Una carpa. Che per carità è la carpa Neon. Non credo di avercela. Neon? Neon, però se la andiamo a vedere sulla rivista, la carpa Neon è davvero, davvero carina. Ci sta alla grande, sembra tipo una specie di goldfish. Comunque, ragazzi, spostiamoci un secondo su Twitter per farvi vedere la fonte di questo. Di questa cosa, la fonte, la persona che ha inventato questo rumor. Invece no, perché sta per iniziare la battaglia palle di neve. Ci vediamo alla fine della battaglia palle di neve. E ok, eccoci qui. C'è questa pagina su Twitter che si chiama RTC Roblox. E se andiamo a vedere esattamente di chi si tratta, è RCT, è un network dedicato alle notizie di Roblox più terribili. E non si connette, non si collega con la community. Account satirico che fa parodie di questa persona. Però ragazzi, ha pubblicato questo tweet che è stato retweetato 600 volte, più di 6.000 mi piace, 800.000 visualizzazioni con la gente che impazzisce. E c'è scritto: Roblox sta iniziando a costare soldi. Roblox. Per possedere il gioco di Roblox dovrai pagare e questo verrà introdotto in maniera molto. Scusatemi, ma c'è la funzione traduttore? No, no, non c'è più. L'hanno rimossa. Ma ok, se clicco qui, no. Allora, Roblox sta per diventare a pagamento, semplicemente per giocarci. Roblox sta iniziando a diventare a pagamento e questa cosa verrà introdotta in maniera molto lenta. Alcuni utenti stanno inviando degli screenshot del Microsoft Store di Roblox, dove c'è scritto che costa 60 dollari ed ecco qui l'immagine. Join now buy for 59,99 Roblox. Vedete, questa è la cosa di. Il fatto bello è che le persone hanno visto soltanto questa immagine e sono totalmente, totalmente impazzite, ragazzi. E la cosa ancora più divertente è che a questa cosa ha risposto invece la pagina verificata di Roblox, ovvero questa qui ufficiale, che sarebbe RTC, è un network dedicato a tutte le notizie di Roblox e ci connettiamo con la community. Noi non siamo Roblox e non siamo affiliati con loro, ma loro. Questa RTC dà un sacco di info riguardanti il mondo di Roblox e sono sempre, sempre verificate. Quindi di loro possiamo sempre fidarci, ma qui stava scritto, bro, questa notizia sta diventando virale come news su TikTok. Le persone stanno iniziando
iniziando a crederci. Cioè, ragazzi, questo messaggio è stato pubblicato, tra l'altro, il 29 dicembre. Cioè, le persone stanno impazzendo perché sono convinte che Roblox diventerà a pagamento. Vi assicuro che non è così. È rarissimo che una cosa che è sempre stata gratuita diventi a pagamento. Soprattutto perché Roblox guadagna tanto tanto con i Robux. Non ha senso rendere un gioco a pagamento dove io poi devo anche spendere per avere le cose. E sarebbe un lose-lose per noi e un win-win per loro. Ma mai, mai, mai si è visto, se non in casi estremamente rari, ma che si contano su un dito di una mano, che un gioco gratuito sia diventato a pagamento. Quindi, ragazzi, non dovete preoccuparvi, siete salvi, potete continuare a giocare a Roblox tranquillamente. Ma voi fatemi sapere che cosa ne pensate. Conoscevate questa notizia? Eravate preoccupati per questa fake news? Fatemelo un po' sapere con un commento. Lasciate quindi un bel mi piace. Se non l'avete lasciato, se non siete riusciti a lasciarla mentre bevevo la mia tazzina di tè. E se non siete ancora iscritti al canale e volete diventare dei veri fantastici dreamers, vi basterà tappare qui sul pallino e poi sul tastino rosso iscriviti. Mentre se volete vedere altri video presenti sul mio canale, troverete delle miniature qui in alto. Quindi io vi saluto e ci vediamo domani con una nuova fantastica live. E non dimenticate mai di sognare, mi raccomando. Ciao!